una bella partita attraverso il Lanciano e poche emozioni, in ogni caso sembrava dovesse essere tutt'altra cosa, con un avvio di Caracciolo che sembrava in grande spolvero e che già al primo minuto arreca un primo pericolo alla porta avversaria, poi questa conclusione in corsa e crociata parata dalle ali. Brescia che da questo momento in poi dovrà aspettare almeno una mezz'ora per ripresentarsi con convinzione dalla parte opposta, con questo tentativo di Corvia che viene parato in due tempi dal portiere ex bresciano che difende ali del Lanciano. Poco Lanciano nel primo tempo, ancora Corvia che si dà molto da fare, riesce a districarsi fra tre avversari, la conclusione, trova pronto le ali. Nella ripresa ancora molto Brescia e poco Lanciano, questo inserimento di Scaglia che va a trovare un calcio di rigore utile a sbloccare la situazione, si presenta sul dischetto Caracciolo in cerca del suo 50° gol in B, trova però dalla parte opposta le ali, bravo, bravissimo a intuire e a respingere la conclusione dell'attaccante del Brescia. Si vede il Lanciano con questa conclusione che impegna Arcari dalla distanza. Prova Paghera, un altro ex. Poi ancora Brescia, cross, palla respinta male, arriva Budel, siamo al 29° e inventa un missile che si infila alle spalle di Leali, sul quale nulla può il portiere del Lanciano. Rivediamo la conclusione, tesa forte dalla distanza che sblocca la situazione e porta in vantaggio il Brescia. Poi al 36° inventa Vitor Saba per Caracciolo che trova il palo. Sembra non essere giornata per l'attaccante, ma ancora una volta il brasiliano trova Caracciolo al 44°, controllo, tiro con la palla che viene schiacciata in terra e scavalca le ali, e 2-0 al 44°, partita praticamente chiusa, con il Lanciano che ha molto da recriminare, soprattutto per atteggiamento rinunciatario, giustificato anche forse dalle tante assenze, con il Brescia che porta a casa tre punti importanti.